Come prima cosa, lasciatemi ringraziare voi tutti. Grazie per l'affetto che mi avete dimostrato in questi giorni, per la premura, le attenzioni e soprattutto l'aiuto che avete fornito non solo a me, ma anche a tutta la mia famiglia. Vi ringrazio per le tantissime telefonate, i messaggi che ho ricevuto, perché il Covid non colpisce solo fisicamente. Ma agisce soprattutto a livello psicologico perché ti isola, ti isola dal mondo, dagli affetti, ti allontana dagli affetti e quindi ti ritrovi da solo e ricevere telefonate a cui rispondere, messaggi a cui rispondere, della propria comunità che ti tende la mano, ti aiuta, ti fa nascere un sorriso, ha davvero contribuito in positivo in quei momenti davvero difficili. E ti fa sentire amato e soprattutto ti sprona a reagire e ti sprona a fare sempre meglio. E quindi vi dico grazie perché sono estremamente fiero e orgoglioso della mia comunità, di quella comunità che senza dover per forza manifestarlo, non so, ogni dove, sui social, si fa rete, fa squadra, in maniera intima, quasi silente, ed è una comunità che c'è, che reagisce quando la situazione appunto lo prevede. E quindi vi dico grazie, ma soprattutto grazie perché mi avete, come dicevo prima, mi avete aiutato a concentrare le energie, quelle poche che avevo, ma soprattutto l'attenzione sulle cose fondamentali, ignorando completamente ciò che era inutile e superfluo. E quindi vi dico grazie, grazie e ancora grazie. Ora però concentriamoci sul fulcro principale di questo video. E in quanto in base alle nuove evidenze scientifiche, in base comunque alle indicazioni dell'OMS, in base anche alle indicazioni della Commissione Tecnico-Scientifica, quali sono appunto le indicazioni per quanto riguarda la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena? Diciamo che isolamento e quarantena vengono a volte utilizzati in maniera impropria in quanto sinonimi. Perché? Perché l'isolamento è la separazione del soggetto positivo dal resto della comunità per evitare un contagio, la quarantena invece è vero che è la separazione dalla comunità, ma del soggetto sano che è venuto a contatto con un soggetto positivo. Il periodo di incubazione si può sovrapporre più o meno al periodo di incubazione e serve per monitorare un po' il soggetto venuto a contatto con un soggetto positivo per determinare effettivamente se appunto si manifesta una sintomatologia. Concentriamoci sui tre punti fondamentali, quindi positività in assenza di sintomi. Positività in un soggetto sintomatico e il contatto di un soggetto con un soggetto positivo. Allora, in caso di positività, ovviamente al tampone molecolare in un soggetto asintomatico, il soggetto è obbligato a rispettare l'isolamento di 10 giorni e in caso di continua asintomatologia, quindi se in questi 10 giorni il soggetto resta asintomatico, è possibile effettuare il tampone molecolare. Se il tampone molecolare accerta la negatività del soggetto, allora il soggetto può ritornare alla sua vita di sempre. In caso di positività, sempre al tampone molecolare, di un soggetto invece sintomatico, quindi in un soggetto in cui i sintomi sono manifesti, anche in questo caso il soggetto è tenuto, è obbligato a rispettare il periodo di isolamento e quindi di separazione dalla comunità. E dopo 10 giorni, nel caso in cui gli ultimi tre siano caratterizzati dalla totale assenza di sintomatologia, allora solo in quel caso il soggetto può effettuare un tampone molecolare. E anche in questo caso, se il tampone molecolare dovesse determinare la negatività del soggetto, allora il soggetto in questione può ritornare alla propria vita di sempre.
In entrambi i casi, quindi nei casi presenti di positività, sia essi asintomatici o sintomatici, se dopo 10 giorni il tampone dovesse ancora determinare la positività, allora il soggetto è obbligato a rispettare altri 10 giorni di isolamento. Un ulteriore caso è, nel caso in cui dopo un secondo periodo di isolamento il soggetto dovesse risultare ancora positivo al terzo tampone, se nell'ultima settimana, quindi nei 7 giorni precedenti, il soggetto dovesse essere caratterizzato da una totale assenza di sintomatologia, allora in quel caso, nonostante la positività al terzo tampone, il soggetto può ritornare alla propria vita. Perché? Perché evidenze scientifiche, come dicevo prima, ma anche in base alle direttive dell'OMS, alle direttive della comunità tecnica, della commissione tecnico-scientifica, hanno dimostrato appunto che la carica virale si abbatte e quindi il soggetto che dopo 21 giorni dovesse ancora manifestare positività al tampone molecolare, la sua carica virale è talmente bassa da non poter più infettare terzi, quindi altre persone. In caso invece di contatto con un soggetto positivo, il soggetto in questione è obbligato a rispettare la quarantena. Una quarantena di 14 giorni e in caso di assenza di sintomatologia può ritornare alla propria vita di sempre, oppure una quarantena di 10 giorni seguita poi da un tampone antigenico o molecolare. O molecolare. Se il risultato del tampone dovesse essere negativo, il soggetto può ritornare alla sua vita di sempre. Se dovesse essere positivo, allora deve comunicare la positività tempestivamente al medico di base, il quale comunicherà attraverso il nominativo, all'ASL, attraverso la specifica piattaforma e potrebbe inviare l'esito del tampone anche all'email emergenzacovid@casamarciano.na.it in maniera tale da permetterci un'accurata indagine epidemiologica del nostro territorio. Vorrei specificare che i tamponi effettuati devono essere sempre effettuati o tramite l'ASL o tramite laboratori privati. L'importante è che i laboratori privati siano accreditati. Gli unici laboratori privati accreditati a Nola sono ce l'ho segnato, sono il centro analisi del dottor Ambrosino e la rete laboratori della Gala. Questo è per darvi praticamente un aiuto, dato che molti mi hanno chiesto indicazioni su laboratori accreditati. Vorrei ricordarvi, prima di chiudere questo video, di rispettare tutte quelle che sono le norme di comportamento. Quindi è fondamentale indossare la mascherina, sempre. È importante rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. È importante igienizzare continuamente le mani e soprattutto evitare luoghi affollati. Vorrei però specificare anche un'altra cosa. È vero che nel nostro territorio, nella nostra comunità di Casamarciano, abbiamo assistito ad un incremento di positivi, ma è anche vero che stiamo assistendo negli ultimi giorni un incremento anche di guariti. L'incremento dei positivi, però, vorrei specificare che è determinato dal fatto che soggetti in isolamento in quarantena purtroppo infettano i familiari.
Quindi l'aumento di casi non è esteso a tutto il territorio. E questo è un messaggio fondamentale da diffondere. Siamo noi in quanto amministrazione, stiamo procedendo e stiamo effettuando tutto ciò che la regione, tutte le indicazioni che a livello regionale, a livello ministeriale ci indicano di fare. Stiamo monitorando l'andamento epidemiologico, l'abbiamo fatto quando eravamo in isolamento, continueremo a farlo adesso. Vi dico semplicemente di darci una mano. In che modo? Ripeto, indossando le mascherine, rispettando la distanza di sicurezza, igienizzando le mani. Chiudo, invogliando tutti a fare rete, ad evitare cattiverie, parole inutili, opinioni. In questo momento storico, che è un momento storico altamente delicato, dobbiamo essere e dobbiamo continuare ad essere una vera comunità, una grande famiglia, che è una famiglia appunto che si aiuta, che non pensa alle cose inutili e frivole e soprattutto che lancia messaggi positivi, perché vi assicuro che chi sta in quarantena e chi sta in isolamento ha bisogno di messaggi positivi. Non di messaggi di altro tipo. Vi ringrazio e mi raccomando.